vi presento la Miss Universe 2018. Ci teniamo lontani perché è altissima. Che ti... Vai, parla. Vai. No, no. Fammi la domanda. No, che domanda? Ancora siamo con le domande. Dici tu. Nulla, io sono emozionatissima, sono penso sudate, il trucco non so che fine avrà fatto, ma sono orgogliosissima e felicissima di poter rappresentare l'Italia in una competizione così importante come Miss Universe, la competizione più importante del mondo. E per me è un immenso orgoglio, non vedo l'ora di partire e di dare il massimo soprattutto. Come faccio sempre. No, devo dire... Devo dire che è stata una due giorni importante perché abbiamo conosciuto un pochino meglio quelle che io molte di loro già le conoscevo e avendo fatto già altri concorsi negli anni passati, ma non solo, Alta Roma, Erika è stata una delle protagoniste di Alta Roma, è stata una delle protagoniste della Milano Fashion Week, è stata l'unica modella italiana a sfilare quest'anno. E quindi sono dei numeri importanti che fanno la differenza alla fine di una votazione tecnica. Conosce la lingua inglese alla perfezione, canta in maniera straordinaria, è impegnata sul sociale, quindi io devo dire, sono felice, ma non perché le altre non meritassero, per carità, un livello altissimo, ma devo dire che abbiamo finalmente, lo posso dire, mi prendo le responsabilità di quello che dico, una degna rappresentante dell'Italia. Perché tanto la bellezza, mettetevi l'anima in pace. I rappresentanti della bellezza italiana nel mondo siamo noi, quindi Miss Universe Italy, rassegnatevi. Ciao. Ma io penso che il livello era altissimo, eravamo tutte molto preparate sia sulle lingue sia sulla nostra vita e sulla nostra essenza, quindi su quello che eravamo, sulla nostra personalità. Io non pensavo di vincere, ovviamente ognuno si fa delle proprie idee, ma ero convinta che ci fossero tantissime altre ragazze valide allo stesso modo. Ovviamente ho cercato di dare il massimo sia in questa serata sia durante i due giorni in cui ci hanno valutate dalla mattina alla sera, anche per le piccole cose, anche semplicemente magari per come andavamo a mangiare, e sono veramente contenta di questo risultato. We'll be right back.